una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta né del dieci, che peccato. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon sabato, amici di Web Radio Zampa Sportiva, ben ritrovati qui su questi microfoni, su queste frequenze, in questo sabato di 9 febbraio 2019. Allora, finalmente fine settimana, oggi è sabato, appunto giornata, sapete, trasmissione un po' più corta, lo dico sempre, poi magari mi vengono lunghe come sempre, vedremo un po' come sarà. Sapete che io in generale vado molto molto a braccio, vado molto spontaneamente. Allora, sono esattamente le 6 del mattino, come sapete a fine settimana mi sveglio un po' più tardi, quindi ecco, vado a fare il mio cilettino un'oretta più tardi, insomma mi faccio un'oretta in più di sonno, giustamente, no? Per un po' anche per recuperare le stanchezze e quant'altro. Allora, amici di Web Radio Zampa Sportiva, ripeto, ben trovati. Io come sempre vi invito a iscrivervi al gruppo di Facebook di Zampa Sportiva, vi invito a guardare anche, iscrivervi al canale privato di Maurizio Carozzini su YouTube, potete trovare trasmissioni direttamente anche lì. Allora, abbiamo esordito con questa canzone di Ligabue, un vecchio classico, ormai un vecchio, alla fine dei conti, un vecchio brano, perché tanti anni sono passati. Quando uscì fuori mi ricordo che così mi colpì molto questa canzone, Una vita da mediano, praticamente parla esattamente del ruolo, del tipico ruolo del mediano, che poi in realtà del mediano sarebbe, diciamo, quello che sta al centro del campo per un po' il tutto fare, quello che oggi vengono chiamate le mezzale in un centrocampo a tre, i due mediani davanti alla difesa in un 4-2-3-1, o appunto i due centrali, diciamo la coppia centrale di centrocampo in un 4-4-2, è uguale, come insomma è un ruolo particolare. Ho esordito con questa canzone perché, oltre perché chiaramente mi piace tanto ed è bello ascoltarla e tutto, ma perché la voglio dedicare a Cristante, perché ieri non ha fatto una grandissima partita, lo capisco io un pochino, povero Cristante, non è stato comprato, assunto per fare questo ruolo, anzi la riascoltiamo di nuovo, la rimettiamo su fin dall'inizio, e non è stato proprio, diciamo, comprato con quel ruolo specifico. Cristante è più un trequartista, lo sappiamo, più un giocatore, finalizzatore del gioco, ecco, per ripetere un po' le parole del grande Ligabue. Ma si sta adattando a questo gioco, si sta adattando a questo ruolo, giorno per giorno, partita dopo partita migliora. Ieri non è partito benissimo, anzi è partito abbastanza maluccio, è partito un po' così, si è un po' nascosto dietro, probabilmente magari il pensiero della partita con il Porto lo prendeva, era molto presente, probabilmente appunto anche quel retropensiero del farsi male. Però insomma, fatto sta che dopo piano piano durante la partita è andato crescendo, come è andata crescendo la Roma, e si sta adattando a questo ruolo, si è messo a disposizione della squadra, a disposizione del mister, dell'allenatore. A me non mi piace chiamare allenatore mister. A proposito, piccola parentesi,
Lo sapete perché l'allenatore viene chiamato mister? Perché il primo allenatore che venne in Italia, e parliamo del 1894 credo che sia, o 96, dovrei ricordare perché in macchina non è che posso prendere adesso, andarmi a informare velocemente così su internet eccetera, quindi molte cose vado un po' a memoria, però insomma la prima squadra che è stata coniata in Serie A fu il Genoa, no? E l'allenatore infatti primo allenatore che fu in Italia fu proprio Lorenzo Di Pisa, come sapete, no? Mister vuol dire signore, da allora lo chiamarono sempre signore, lo chiamarono mister, da allora la parola mister è indicata per l'allenatore, quindi pensate un po' quanto è vecchia questa cosa, parliamo del 1800, dovrei ricordare se si è parlato del 1893 o 94 o 97, ripeto, mi ricordo questa data in modo specifico, però con esattezza non lo so. Quindi, ecco, aperta, chiusa parente, come diceva il grande Totò, è chiaro che così sta un pochino crescendo questo ruolo particolare quant'altro. Allora, prima di andare, che è abbastanza di corsa, a parlare della partita della Roma di ieri sera, di questa bella vittoria, finalmente una bella vittoria eccetera, così diamo un po' qualche notizia. Il tempo è stabile, è quello che avevano detto in realtà, quindi le temperature si sono alzate, di notte scendono ancora sotto lo zero ma leggermente, quindi -1, -2 gradi, non di più, e il cielo è sereno, per cui oggi durante la giornata le temperature salgono 6-7 gradi, addirittura sono previsti fino a 8-9 gradi nelle ore più calde sotto il sole. La neve si sta lentamente sciogliendo, molto lentamente francamente, questo è un bene, come avevo detto appunto nei giorni scorsi, che c'era un po' la preoccupazione che se la neve si sciogliesse troppo in fretta in realtà può creare disagi di acqua, grossi problemi di acqua, perché la quantità di neve che è caduta è talmente tanta che sicuramente potrebbe allagare un po' tutta la regione, quindi il disgelo deve avvenire lentamente, il disgelo tra l'altro che non è ancora previsto, visto e considerato che appunto per lunedì è prevista di nuovo un'altra nevicata. Vedremo se anche questa volta la neve che farà sarà una neve pesante, abbondante, come è stata un po' da parte di tutto questo inverno, di tutto inizio anno alla fine, perché poi la neve in realtà non l'ha fatta fino a gennaio, l'ha fatta da gennaio in poi, quindi adesso staremo a vedere un po' cosa ci dirà, cosa accadrà appunto nel tempo. Fatto sta comunque che per il momento, per la giornata e per il fine settimana qui è previsto bel tempo, è previsto un tempo tranquillo, fatto bene, dove tra l'altro si può tranquillamente guidare, insomma, e andare in giro senza nessun problema. I miei lavori in casa proseguono, finalmente oggi dovrebbe essere previsto l'arrivo del tecnico, il quale mi metterà internet. Speriamo che tutto ciò accada, insomma, perché effettivamente non se ne può più, non ne posso più di ascoltare solo le partite, di non poterle vedere, con tutti i contratti e abbonamenti che ho. Anche poi dal punto di vista lavorativo, in cui c'ho una lista di giocatori da analizzare, da guardare, da osservare, così senza avere una connessione internet fissa diventa veramente impossibile. È previsto l'arrivo del tecnico in mattinata, quindi speriamo che non vada tutto bene, che non mi lasceranno di nuovo un fine settimana praticamente senza poter vedere niente, perché sarebbe veramente deleterio per me, per il mio morale, per i miei pensieri, per la radio logicamente, perché già oggi sono previste altre due partite molto 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 interessanti, due partite di cartello come si definiscono, che sicuramente voglio vedere, soprattutto Parma-Inter, la partita che più mi incuriosisce, ma di questo appunto ne parleremo dopo. Di cosa dobbiamo parlare in realtà? Dobbiamo parlare finalmente, dobbiamo dirlo, di una bella vittoria della Roma, una vittoria tranquilla, andata subito in vantaggio con un paio di gol bellissimi da parte, anche da parte di Dzeko, il secondo gol e poi l'ultimo gol di Colaro, il primo gol chiaramente di El Shaarawy, questo giocatore che
sta tornando lentamente quello di un tempo. Effettivamente quest'anno la stagione del Shaarawy veramente sembra proprio una stagione spettacolare. Forse il fatto che magari forse gioca un po' meno del normale, quindi fa in modo di trovarsi allenato, di trovarsi pronto quando l'allenatore, quando il mister lo chiama, così lo chiama a sé per farlo giocare. Quest'anno mi sembra veramente un Shaarawy proprio in grande forma. Una Roma che vince la sua partita contro il Chievo senza troppi patemi, senza troppi pensieri. È molto probabile che l'aver trovato immediatamente il gol del vantaggio e poco più tardi il secondo gol abbia completamente tagliato le gambe al Chievo, che sicuramente non è lo stesso di inizio stagione, questo si vede. Mi sembra che una squadra ormai rassegnata, quasi rassegnata ad andare in Serie B, ha già cambiato due allenatori, ma è il problema che io vi dissi già all'inizio dell'anno, all'inizio di questa stagione. Quando tu hai una squadra così, gli dai 3 punti di penalizzazione, il che è già il fatto ridicolo per quello che è successo, perché pensate, Cesena ha fallito, addirittura ha fallito e non c'è più, e il Chievo si è mantenuto il posto in Serie A. Io certe cose non le capisco. Comunque, il discorso per me è semplicissimo: quando tu hai una squadra così, gli dai 3 punti di penalizzazione, effettivamente tu la condanni alla Serie B. Allora io dico, tanto vale dare una bella condanna esemplare, far venire in Italia la squadra più, che magari sotto un punto di vista, ecco, del finanzia, del fair play, se lo meritava, come il Palermo, e tu il Chievo lo fa retrocedere in Serie B, così in poche parole non farsi il campionato, perché poi alla fine questa è la verità. Perché abbiamo visto delle partite molto molto intense da parte del Chievo, dove addirittura ha così, ha bloccato, mi viene in mente il Napoli, ecco, la Roma all'andata per esempio, no? Squadre importanti, addirittura togliendoli dei punti, e poi effettivamente alterna delle partite veramente brutte, 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 indecorose come quella di ieri. Ripeto, non ho visto la partita, non potevo vederla. Ci ho provato, a dire la verità, un po' con la connessione mobile, visto che sono andato a comprare altri 5 GB per continuare un po' a rimanere informato, a informarmi un po' su tutto, eccetera, eccetera, ma la connessione non era un granché, le immagini arrivavano effettivamente troppo in ritardo, non arrivavano corrette. L'ho tenuta aperta 5 minuti, dopodiché ho spento e ho continuato ad ascoltare radio, che tra l'altro questa formula che loro fanno, che sono costretti a fare di legge, questa legge assurda dei diritti di cronaca, adesso non entro nel merito, però veramente io la trovo una pagina veramente brutta, brutta, brutta da parte del nostro paese, della nostra politica. Fatto sta che così la partita, questa formula che loro fanno del fare i commenti durante la partita, mi piace a tal punto che così preferisco quasi quasi molto spesso, quando la fanno, abbassare l'audio delle partite e magari ascoltare appunto i commenti. E ascoltando i commenti, da quello che così risulta, in poche parole, effettivamente la vittoria della Roma non è mai stata in discussione. Mancava Pellissier, quindi mancando probabilmente il miglior giocatore, l'unico giocatore che così ha la licenza di fare gol, in effetti non si è mai avuta per un istante la sensazione che la Roma potesse in qualche modo così incassare gol. C'era proprio la netta sensazione che non c'era nessuna possibilità per cui la Roma doveva prendere gol, nonostante la difesa un pochino strana che aveva e nonostante l'arrivo del portiere di riserva, parliamo di Mirante, il quale tra l'altro è stato autore di una bellissima parata su un'azione di fuorigioco, ma lo stesso è stata sicuramente una bellissima parata da parte del secondo portiere giallorosso. Allora, detto questo, chiaramente la Roma si prepara nel migliore dei modi, si prepara contro questi giorni di riposo per prepararsi la partita con il Porto addirittura, che viene a mancare di 2 giocatori importantissimi, incluso l'attaccante fondamentale, il giocatore più forte. Quindi, anche se francamente a me non mi piace festeggiare o essere contento se le altre squadre hanno infortunio e hanno delle defezioni sui giocatori,
non sono quel tipo di, non sono quel tipo di tifoso, anzi, io sono più per il calcio, per il bel gioco, e mi piace battere l'avversario magari nel meglio delle sue possibilità, così posso dire di aver effettivamente vinto con merito. Ecco, però dobbiamo anche riconoscere che la Roma su questa, sulla Champions League, effettivamente la Roma di Di Francesco è un pochino più fortunata del solito. Perché se dobbiamo veramente parlarci in modo così sincero, in modo schietto, insomma, il girone della Roma è stato estremamente facile. Il sorteggio è andato il meglio che poteva andare, perché tra il lotto delle squadre che c'erano da affrontare, parliamo di Barcellona, Manchester City, c'erano squadre veramente, veramente toste, la Roma è andata a prendere probabilmente la più scarsa, la più debole. Non è una squadra semplice da affrontare il Porto. Assolutamente, tra l'altro poi fa un buon possesso palla, ha un ottimo giro palla, un'ottima circolazione del pallone, fanno correre molto la palla, per cui loro corrono poco, sudano poco, per cui non sarà facile per la Roma, però è un avversario che, volendo dirla tutta, insomma, tu puoi affrontare, puoi anche batterlo. Insomma, io penso che la qualificazione stia più o meno con la Roma vista ieri al 50-50%. Adesso bisogna vedere chi recupererà degli infortunati, perché poi c'è questo problema degli infortuni muscolari, si è infortunato persino il portiere, forse vedremo se recupererà, deve recuperare, insomma, adesso alla fine dei conti possiamo dirla tutta, però io penso che sicuramente non può arrivarci nel modo migliore la Roma a questa partita importantissima di Champions League, e che sarebbe bello se potesse per la seconda volta consecutiva approdare ai quarti di finale. Sarebbe un enorme successo anche dal punto di vista economico, non solo del marketing, non solo del blasone eccetera eccetera, che la società, questa società americana sballerata, può sicuramente così vantarsi. Tra l'altro, un'ultima cosa prima di andare in pausa, ascoltare la prima canzone, c'è sta notizia, comincia già a circolare la voce di Zaniolo andrebbe alla Juventus. La Juventus sarebbe intenzionata a prenderlo e sta per partire un'offerta decisiva. Il fatto che il giocatore ancora non rinnova il contratto e non trova l'accordo economico con la Roma già è un primo indizio. Che dire? Sarà così, non sarà così, non lo so, chiaramente ce lo dirà soltanto il tempo. Certo che questa Roma ci ha abituato a vendere i giocatori, per me, io vi dico la verità, guardate, essendo anche poi tifoso della Roma, quindi ne sono parte in causa, e quando nel suo tempo collaboravo per Roma Giallorossa, è chiaro che così noi eravamo estremamente critici, io in primis ero estremamente critico. Io valutavo che Alisson doveva essere la deadline, quella che viene chiamata, no? Cioè il punto di non ritorno. Se Alisson, il miglior portiere al mondo, così giovane e tutto quanto, viene offerto e venduto perché non si riesce a trattenere, per aumentare un ingaggio come giustamente merita e quant'altro, per me fa capire che la Roma in fin dei conti non è una squadra che ha interesse di vincere, non è una squadra che gli interessa costruire un progetto, una squadra con dove i risultati sportivi sono la base di tutto. La Roma alla fine è una squadra di mercanti, una squadra di bancari, se vogliamo dirla tutta, è una società di bancari, per cui tutto avrà un prezzo. Quindi se la Roma c'è in mente di vendere Zaniolo, per me il problema è soltanto una questione di soldi, e vedrete che si troveranno un accordo economico congruo, non so, una cifra che possa variare dai 40 ai 50 milioni, la Roma vedete come si venderà anche Zaniolo, perché sarebbe veramente allucinante da parte appunto della dirigenza, ma tanto, come ripeto, questa società e questa dirigenza ci ha abituato a cose del genere. Io ve lo dico già adesso, ragazzi, che Zaniolo rimanga alla Roma io lo vedo molto complicato, molto molto complicato. Dicevo, dopo deve andare alla Juventus, magari non potrà giocare titolare eccetera eccetera, sì, però attenzione, se gli offrono più soldi diventa complicato. Va bene, dai, andiamo ad ascoltarci la prima canzone, appunto, e quando ritorniamo andiamo a parlare un po' delle altre squadre che ci attendono. Adesso ascoltiamo un vecchio classico di Luca Carboni, una canzone molto molto dolce, molto particolare, non so francamente se vi piacerà, però a me è una canzone di cui mi ricorda tanto tanto mio padre.
perché me la fece ascoltare lui la prima volta, è una canzone che porto sempre dentro nel cuore e che effettivamente l'ascolto sempre volentieri. A dopo. Fiore in bocca può servire, non ci giurerei, ma dove voli farfallina, non vedi che sono qui, come un fiore, come un prato, fossi in te mi appoggerei, per raccontarmi per esempio come vivi tu. Potresti dirmi, sorellina, in cosa credi tu? Cosa speri? Cosa sogni? Da grande che farà? Se ti blocchi contro il vento, lo spingi più che puoi. Che paura, certe notti ti senti sola, ma così sola da non poterne più. Se hai bisogno d'affetto, se ne hai bisogno come me, se hai bisogno d'affetto, di qualcosa che non c'è. Per te tra gioia e dolore, voi dei figli, sì dei figli, oh non ci pensi, il sesso è un problema, oppure no, sembri libera e felice, a volte piangi. Dice in giro e farfallina che tu l'anima non l'hai, e come fai, piccolina, a dire sì o no, non pensare che sia pazzo se sto a parlare con te, è che sono solo sorellina, troppo solo che ho bisogno d'affetto, però ci tienimi con te, ho bisogno d'affetto, ho bisogno anche di te. Ho bisogno d'amore e di qualcosa che non c'è. Ho bisogno d'affetto. Ho bisogno d'affetto. Bisogno d'amore.
Allora, com'è? Vi è piaciuta quella canzone di Luca Carboni? Anche questo è un vecchio classico suo. Allora, prima di andare alle partite di oggi, sempre così per il fatto che la radio è intrattenimento, no? Eccetera eccetera, a me mi piace molto variare con i discorsi, volevo raccontarvi di una cosa così che ho scoperto, che ho capito perlomeno ieri il motivo per cui vengono fatti in questo, costruiti almeno in questo modo. Parlo del tipo di camino che vengono costruiti tipici qui in Baviera, perlomeno nelle case, diciamo, un po' di una certa età, dai 30 ai 40 anni in poi, in giù, cioè più vecchie, vengono costruiti dei camini in un certo modo che mo vado a spiegarvi. Perché dico questo? Perché ieri chiaramente è arrivato quello che viene chiamato qua il camin fela, sarebbe quello tipo lo spazzacamino, insomma, no? E che mi ha dato l'autorizzazione finalmente a poter accendere il camino e per potermi scaldare. Allora, il camino qui in realtà non è il classico camino che uno può pensare, no? Quindi il camino aperto dove tu vedi il fuoco, e guardi, ti metti davanti al fuoco, lo vedi, quindi fa un'atmosfera romantica, eccetera. Qua il camino viene esclusivamente utilizzato per scaldarsi. E siccome vi potete immaginare come il clima sia freddo, no? I climi invernali, i tempi invernali sono molto molto rigidi e molto freddi, è chiaro che tu devi cercare di sfruttare il calore, no? Prodotto dalla legna e dal fuoco, diciamo al massimo del suo potenziale. Come molti di voi già sapranno, quando tu hai per esempio un camino, in realtà la maggior parte del calore va perso verso l'alto. In un fuoco, quando tu hai un fuoco, quasi tutto il calore viene sviluppato verso l'alto, si sviluppa verso l'alto, anche perché quella raccalda tende ad andare verso l'alto. Quindi in realtà soltanto il 15% del calore che viene prodotto verso di te. Per poter sfruttare questa cosa, praticamente il camino funziona così: viene messa una sorta di stufa molto molto chiusa, anche molto piccola, se vogliamo, così incastonata lì, no? Una vera e propria stufetta, chiaramente dove c'è un'apertura che puoi chiudere ermeticamente, dove magari dove c'è un buchino dove tu fai passare l'aria. Questa stufa, all'esterno di questa stufa viene costruito anche in modo anche abbastanza così bello e decorativo una costruzione in mattoni dove viene completamente chiusa ermeticamente. Quindi hai all'interno questa una classica stufa di legna. Al di fuori di questa stufa di legna viene costruita proprio tipo una casetta, una costruzione in mattoni, chiaramente una pietra refrattaria in grado di assorbire e poi rilasciare il calore prodotto. E in questo modo tu che cosa fai? Tutto il calore viene concentrato lì dentro, chiaramente c'è un tubo dove poi viene mandato sopra, dal quale poi viene così passato su altri più piccoli tubi in modo di continuare a concentrare tutto il calore lì. E che succede? Succede che nel giro di circa un'oretta quella stufa riesce a riscaldare questi mattoncini, tra l'altro sono anche fatti in un modo anche abbastanza decorativo, anche abbastanza carini, eccetera eccetera, e vengono appunto una volta che si scaldano è come se diventasse un'enorme stufa, un enorme forno molto molto grande, perché poi la maggior parte di questi forni sono circa sono alti 1,5 metri, sono larghi circa 1,5 metri più o meno, come se fosse un cubo, un enorme cubo così messo, piazzato al centro della stanza. C'ha delle piccole punti chiaramente dove il calore esce più intenso di altri, ma la funzione è proprio quella, che una volta che questi mattoni si scaldano, ci vuole chiaramente tempo, ma una volta che si sono scaldati concentra tutto il calore lì dentro, e vi giuro che è una resa impressionante. Non solo, poi anche quando il fuoco si spegne ancora per qualche ora continuano a rimanere caldi proprio questi mattoni. Ricorda un po' una costruzione di un forno a legna, ecco, per intenderci. E in conclusione diciamo una cosa: se da un lato, ahimè, purtroppo si perde quella cosa romantica se vogliamo anche del profumo, no? Della legna bruciata, la bellezza del camino nel vedere il fuoco, e anche diciamo anche il gusto poi, no? Di poterlo così toccare, rimuovere, alimentare, eccetera eccetera. Dall'altro però è vero che questi camini
alla fine però hanno una resa che sono veramente eccezionale. Ieri ho riscaldato tutta per la prima volta, ripeto, l'ho acceso, per cui lo stesso camino è rimasto spento per anni, quindi ci è voluto anche un certo arco di tempo per poterlo riuscire a scaldare e a portare in temperatura, però utilizzando semplicemente 3-4 pezzi di legna mi ha scaldato tutta la serata, spento i riscaldamenti, tutto il salone, tutta la cucina proprio si bolliva di caldo, veramente si bolliva di caldo. E quando poi stamattina appunto alle 6 mi sono alzato, chiaramente il fuoco non c'era più, quindi si era spento tutto, però ai forni era ancora bello caldo, ancora si poteva stare tranquillamente lì di fianco e scaldarsi. Diciamo che un po' rappresenta un po' la tipica mentalità tedesca, se vogliamo, no? Quindi magari poco si pensa, molto più all'efficienza, si pensa molto più al rendimento delle cose, anche da un punto di vista proprio della tecnica, e magari a scapito, non so, di un po' di bellezza, di un po' di decorazione, un po' di cose così. Rappresenta, ecco, il camino costruito in questo modo mi fa proprio pensare a una tipica mentalità proprio di qua della Baviera. Mi dispiace sinceramente, avrei preferito avere più un camino all'italiana, ecco, poter vedere il fuoco, mettermi lì la sera magari, no, con una sedia d'ondolo per esempio, a leggere magari, no, a leggerti un bel libro e a gustarti un bicchiere di vino davanti al fuoco, magari ascoltando una bella canzone. Lo puoi fare allo stesso modo, la differenza purtroppo è che tu non vedi fuoco. Questo diciamo che è un po' il dispiacere che francamente mi porto dentro. Così volevo raccontarvela perché è cominciata un po' così per puro caso, però questa cosa che lentamente, piano piano, vi sto portando un po' a conoscere quella cultura qua della Baviera, nella zona appunto di dove abito, dove ci ho fatto famiglia, penso che sia così divertente, no? Da ascoltare, ecco, così si può vedere anche un po' l'usanza. Vi ho parlato del Natale come viene vissuto qui a suo tempo, eccetera eccetera, e quindi io trovo che sia così. Ieri parlavo proprio con il mio socio, il quale chiaramente ci ascolta tutti i giorni, e saluto, parlo di Fabio Fatale, poi mi dice non so queste cose fino a che punto possono interessare gli ascoltatori, forse da un punto di vista è vero, da un altro punto di vista però, ripeto, io sono di questo parere: la radio è intrattenimento ed è fondamentale per me riuscire a costruire un rapporto quasi di amicizia tra chi fa radio, chi conduce una radio e chi ascolta, in modo di associare a una voce un volto, una persona che ha poi una vita sociale, una vita privata, eccetera eccetera, e quindi uno così viene anche un po' a conoscenza di dire: ah, quello lì che ha Maurizio Carozzini, colui che abita lì non so, ecco, nell'Alta Baviera, un talent scout, parla sempre di calcio, fa radio attraverso la macchina. Trovo che sia bello e che sia giusto, ecco perché ogni tanto vi faccio queste parentesi dove vi racconto un po' qualche aneddoto, non solo della cultura di qui ma anche un pochino della mia vita. Detto questo, andiamo a parlare delle partite, chiaramente torniamo a parlare di calcio, delle partite di oggi, che poi alla fine è l'argomento che chiaramente è quello che, no, che più ci interessa, è quello che più ci sta a cuore. Allora, noi oggi la giornata chiaramente del sabato comincerà alle 18, visto che alle ore 15 è stato appunto fatto questo anticipo tra Chievo e Roma. Alle ore 18 c'è, in realtà sembrerebbe quasi che tutto il fine settimana è molto concentrato sulla giornata di oggi, perché oggi ci abbiamo Fiorentina-Napoli, quindi pensate che bellissima partita veramente che ci attende, e poi dopo Parma-Inter, che paradossalmente diventa una partita fondamentale per via di come si sono mosse le cose negli ultimi periodi. Abbiamo un Parma in grande ascesa, in grande convinzione, un momento veramente molto positivo e di grande forma dei propri giocatori, e poi abbiamo chiaramente un Inter che sta un po' alla frutta. Però prima alle 18 c'è questo Fiorentina-Napoli, che è una partita che magari forse dal punto di vista di classifica diciamo che è quasi più importante per i Viola, tra l'altro diventa quasi più importante per i Viola, perché è vero che potrebbe passare con la vittoria della Coppa Italia il posto ad arrivare in Europa League, questo è vero,
però il campionato sicuramente non va tralasciato. La Fiorentina è vero che ha, non è proprio vicinissima alle squadre che così lottano per la Champions e chiaramente per l'Europa League, questo è vero, però diventa una partita fondamentale, sarà una partita molto molto bella. Anche la Fiorentina, che nell'ultima partita ha pagato dazio, ha pagato un po' la Coppa Italia, la sborda dei 7 gol fatte alla Roma, la fatica anche, no, del fine settimana, del turno settimanale di Coppa, questo è vero, però adesso ha avuto una settimana per riposarsi. Io penso che già lo scorso anno ci ricordiamo tutti cosa è accaduto a Firenze, come è andata la partita e quant'altro. Bisognerà adesso vedere se Ancelotti riuscirà così a far dimenticare questa brutta pagina, insomma, della recentissima storia napoletana. Vedremo, la partita sarà sicuramente molto interessante. Sappiamo anche, tra l'altro, di tutta quella querela, tutta quella situazione, no, di mercato con Amsic, come la squadra riuscirà ad assorbire la partenza del proprio capitano, che ha salutato tutti. È stato anche francamente anche abbastanza struggente, insomma, 12 anni. Tra l'altro Amsic è un giocatore che detiene praticamente tutti i record, quasi tutti i record assoluti del Napoli, quindi questo può farci già capire di quale importanza aveva questo giocatore, non solo per la squadra ma anche proprio per tutta la piazza. Vedremo il Napoli come risponderà a questa partenza. La trasferta è complicata, è una partita in realtà da tripla, perché potrebbe finire in tutti i modi possibili. La Fiorentina ha questi due contropiedisti velocissimi, con Muriel e con Chiesa, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo nelle ultime partite. All'occorrenza chiaramente c'è anche Simeone, che potrebbe entrare in corso d'opera, qualora magari le cose non si dovessero mettere nel modo giusto. Insomma, ci sono veramente tante componenti, tante situazioni molto particolari da dire e da vedere, che rendono questa partita sicuramente molto più interessante di quello che è. Certo, per uno come me, che ama la tattica, no, che è esperto di tattica, eccetera, la cosa che più mi incuriosisce è il modo con cui il Napoli riuscirà a bloccare le ripartenze della Fiorentina, ovvero che tipo di marcature preventive metterà in atto una vecchia volpe come Ancelotti, che ripeto, per me rimane il miglior allenatore che c'è al mondo. Questa è la cosa che più mi incuriosisce, cioè quale tipo di marcature preventive riuscirà a mettere in atto in modo tale di bloccare quasi completamente le ripartenze della Fiorentina, perché l'arma principale della Fiorentina è quello che non è riuscita a fare, per esempio, la Roma di Di Francesco, in cui ha lasciato costantemente il campo dietro di sé. È vero che se tu vuoi giocare contenendo una difesa alta e giocare, diciamo, all'attacco nella metà campo avversaria, ti esponi un po' le ripartenze chiaramente della Fiorentina. È anche vero però che se tu fai un buon pressing e concedi, fai delle marcature preventive molto molto importanti, no? Molto fisse, proprio a marcare i lanciatori della Fiorentina, è chiaro che tu blocchi il gioco proprio sul nato, quello che non ha fatto la Roma, quello che soprattutto i centrali, i due mediani centrali, ritornando al tema, no, inizio trasmissione, sia fondamentale che faranno invece quelli del Napoli. Chiaramente mi riferisco ad Allan, mi riferisco a Maximo, mi riferisco a quei giocatori nella zona centrale del campo in cui così saranno pronti ad agire proprio su quel lato del campo, quasi sulla tre quarti di campo della Fiorentina, dove lì che si svilupperanno le ripartenze proprio dei Viola. E quella è la cosa che francamente è la cosa che più mi incuriosisce in assoluto, perché non credo che il Napoli staturerà il suo gioco, non credo, è chiaro che non credo che andrà all'arrembaggio in avanti come fece appunto la Roma, non credo. Credo che magari metterà la difesa un pochino più corta e parte con 4-4-2 proprio di definizione, uno schema anche se vogliamo anche abbastanza difensivo, quindi probabilmente magari il Napoli giocherà sui 35-30 metri, non sui 40-45 metri come ha giocato appunto la linea difensiva della Roma. Però è anche vero che se tu hai sui 30 metri hai pur sempre dietro di te una porzione di campo da attaccare buona per sfruttare la velocità, dove sicuramente tra Muriel e
tra l'altro sono curioso di vedere Muller quanto tempo ci metterà a perdere il suo stato di forma, perché poi alla fine la cosa che più incuriosisce di Muller è questa. E chiaramente poi che l'arrivo di Chiesa, questo giocatore, questo figlio d'arte eccezionale, che mi sembra tra l'altro che chiaro che ha un ruolo diverso da quello del padre, Federico Chiesa gioca in modo completamente diverso, un giocatore che ha caratteristiche completamente diverse. Però insomma, questa è la curiosità maggiore che mi porta a dire in che modo il Napoli riuscirà a formare queste ripartenze e poi chiaramente il modo con cui attaccherà la linea difensiva viola, che sappiamo non essere proprio così tanto apprensibile, non essere così tanto forte, diciamo, no? Non è che è una grande difesa, è una squadra che subisce molto, subisce parecchi gol, quindi questa è la cosa che più mi incuriosisce e vedremo che tipo di partita sarà. Se qualora dovessi per forza dare un risultato, dovrei scommettere, sembrerebbe che il pareggio sia il risultato più giusto, il risultato più corretto. Sì, è vero, proprio perché sono due squadre che anche se giocano in un modo completamente opposto, però che magari come forza e come pericolosità si equivalgono. È anche vero però che il Napoli credo che sia più forte, che abbia una squadra anche tecnicamente più di qualità. Credo che il Napoli sia favorito in questo caso. Mi sento quasi di dire che così potremmo, chi vuole può giocarsi una, io giocherei un X2, per intenderci, se dovessi mettere una doppia la metterei su questa partita. Nel caso in cui dovessi giocare un risultato secco, quasi un 2-1 con la vittoria del Napoli in esterna, penso che sia il risultato più probabile, addirittura un 3-1 volendo. Penso che questo sia il risultato sicuramente più probabile che possa uscire fuori. Ragazzi, ci ascoltiamo un'altra piccola canzone e poi andiamo a parlare di Parma Inter, ok? E alla fine, come sempre, la trasmissione, quando dico che verrà più corta, invece in realtà mi viene lunga come sempre. A più tardi, ragazzi. Mio fianco, ci vorrebbe un amico.
ma sarà la notte magica o forse l'emozione. Io mi ritrovo solo davanti al tuo portone. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare il male, ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto, ci vorrebbe un amico. Rientriamo. Allora, qualche altro minuto ancora per parlare di Parma-Inter. Parma-Inter sarà una partita veramente estremamente tesa. Contrariamente da quello che si può pensare, il Parma non è che sia una squadra estremamente forte, però è vero che con Cervinho e con Inglese e quel tipo di gioco che fa, non solo in contropiede sulle ripartenze, ma soprattutto un gioco molto fisico, molto così portato sulla corsa, sul sacrificio, sulla abnegazione, sulla diligenza tattica, sarà una squadra che metterà in serie difficoltà l'Inter, soprattutto nelle fasi di ripartenza. È dall'inizio della stagione che vi sto dicendo che l'Inter soffre le imboccate centrali, soprattutto palla a terra. Ricordate il gol con cui l'Inter incassa a tempo scaduto, diciamo, il gol di Perisse a Chievo? Ecco, questa situazione qui, a difesa schierata, l'Inter le soffre maledettamente. Le soffre perché probabilmente la coppia difensiva ancora non riescono a essere in sintonia l'un con l'altro, non riescono a capirsi. Spesso e volentieri ci sono errori, ci sono sbagli di comprensione. Vai te, vado io, devo andare io, no, invece vai tu. Sono quasi errori più che altro di comunicazione. E si ritrova un centrocampo che non aiuta a fare quello che viene definito il filtro, no? A bloccare i mediani, no? Sempre per tornare all'inizio della trasmissione. In più l'Inter quest'anno, la cosa più brutta, soprattutto in quest'ultima fase, è che fa fatica a far gol. O meglio, non segna proprio. Perché? Perché il suo centrocampo di molti muscoli e poca qualità, unita al fatto degli esterni che non riescono in poche parole a mettere i cardi nelle situazioni migliori per poter far gol, questo blocca estremamente il gioco dell'Inter. Lo blocca proprio enormemente, lo blocca proprio sulla base della partenza. E se tu vai a spegnere l'unica bocca di fuoco che c'hai, l'unico giocatore in effetti importante che hai in avanti, l'Inter diventa una squadra estremamente prevedibile ed estremamente sterile. Quindi abbiamo una fase difensiva difficile da organizzare, un centrocampo che fa fatica a fare filtro e a proteggere la difesa ed è anche poco qualitativo dal punto di vista proprio della qualità del gioco, e un attacco che non segna da molto tempo. Quindi sono tutte le componenti in pratica che l'Inter possa andare in difficoltà a quel di Parma, dove lo stesso Parma conta con giocatori così estremamente veloci, estremamente rapidi, allenato da un ottimo allenatore, dove due passaggi si ritrova direttamente in porta. Io penso che l'Inter avrà grosse difficoltà. Riuscirà a uscirne fuori, riuscirà magari, non so, con gol di Icardi, magari a uscire fuori con i tre punti da Parma? Io lo vedo estremamente difficile, ragazzi. Vedo quasi paradossalmente più probabile la vittoria del Parma che non quella dell'Inter. Pensate, c'è il pareggio,
pareggio, se sarà pareggio, sarà fatto con molti gol, questo sicuramente, perché è una partita dove le difese non... darsi che magari venga fuori una partita così molto tattica e molto bloccata, magari nella fase iniziale, però è vero che prima o poi tra Cervinio, Indese e compagni possono veramente mettere in difficoltà l'Inter con queste palle, con gli ecco centrali, questi bloccati centrali ad attraversare proprio, a penetrare proprio la linea difensiva, e su queste situazioni qui di campo dove l'Inter soffre penso che possa subire gol. E con una situazione psicofisica estremamente complicata come quella che sta attraversando l'Inter in questo periodo, con già magari con il pensiero anche in Europa League, anche se poi lo scontro che l'Inter deve affrontare non è che sia un scontro di grande difficoltà, ma rimane pur sempre una squadra europea, e l'Europa League rimane di fatto l'unico trofeo ancora in ballo dove l'Inter potrebbe dire la sua e addirittura vincerla. Beh, io credo che così sia fondamentale proprio. Sarà una partita difficile, sarà. In questo caso io sapete che vi dico, io giocherei la vittoria del Parma. Guardate, ma l'Inter non può perdere la partita consecutiva. È vero, però faccio veramente fatica a pensare come quest'Inter non possa andare in difficoltà contro questo Parma. Tra l'altro due squadre che vengono anche da due momenti estremamente opposti, no? Dal punto di vista proprio strettamente legato dell'umore. Il Parma viene da questi risultati utili da questo pareggio di tre pari, addirittura riuscire a fare tre gol alla vecchia signora, questo darà sicuramente tanta convinzione da parte proprio dei parmensi, che vorranno oggi ripetersi e fare una grandissima partita. Quindi non la vedo facile per l'Inter, sarà una partita particolarmente tosta e complicata. Ragazzi, noi siamo arrivati in chiusura, passate 50 minuti, quindi abbiamo fatto più o meno la fine della trasmissione quasi come tutti i giorni. Io oggi non vi trattengo di più perché è sabato, è giusto che passate il tempo con le vostre famiglie, con i vostri fidanzati, con le vostre fidanzate, con i vostri figli, e che così godete di queste due belle partite a partire dalle 18, così c'è, diciamo, l'orario canonico, no? Delle partite di calcio. Quindi adesso andiamo ai saluti, un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori, un bacio alle nostre ascoltatrici, mi raccomando, trascorrete un bel sabato tranquilli, e noi ci vediamo domani, ci sentiamo domani, chiaramente dove andremo ad analizzare queste due partite. Io spero, ripeto, che avrò internet per cui le potrò vedere quantomeno soprattutto sulla zona, visto che poi l'Inter in serata proprio la danno sulla zona, quindi in modo tale che così posso dirvi e fare delle analisi un pochino più complete e più corrette di questo. Ok? Quindi un abbraccio forte a tutti quanti. Noi ci ascoltiamo quest'ultimo classico di Adriano Celentano. Oggi ci salutiamo così, ridendo, scherzando, ci salutiamo in bellezza, per così dire. Un abbraccio a tutti, anche a tutti i miei grandi ascoltatori, Roberto Baldelli, Eugenio Giacomini, la figlia di Eugenio Manuela. Proprio un abbraccio forte a tutti. E noi ci sentiamo domani. Ok, ciao! Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni
fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.